G-Pad 8.3, il nuovo tablet Full HD di LG con un display da, abbiamo già detto, Full HD da 8.3 pollici IPS. Ecco, questo è il tablet, questa è la dock che permette anche di ricaricare il tablet. Il tablet è questo, ha una leggerezza davvero impressionante, purtroppo non è scritto il peso da LG, però le dimensioni sì. E quindi possiamo dire che abbiamo 216.8x126.5 per soli 8.3 mm di spessore. Abbiamo all'interno un processore quad-core da 1.7 GHz, lo Snapdragon 600, una batteria da 4600 mAh e è possibile espandere la memoria con microSD fino a 64 GB. Parliamo di quello che abbiamo su questo dispositivo. Allora, abbiamo qui il jack da 3.5, qui la porta IRDA, poi abbiamo qui lo slot per la microSD, deduco, poi a destra abbiamo il bilanciere del volume, il tasto accensione e spegnimento, in basso abbiamo l'ingresso per il micro USB, sul lato sinistro non abbiamo nulla, sotto abbiamo i due speaker e la fotocamera. Diverse colorazioni, abbiamo sia la bianca che la nera. Andrei quindi a vedere il dispositivo, lo appoggio nella sua dock e andiamo a vedere il dispositivo. Si può scegliere forse anche qualche applicazione da aprire nel frattempo che è sulla dock, il tablet. Andiamo quindi a vedere subito nei settings alcune cose. Primo, lo storage. Abbiamo 11.4 GB, quindi la versione è da 16 GB, è possibile però, come abbiamo già detto, inserire le SD card. Poi andando in apps vediamo anche la RAM. La RAM disponibile è di, un secondo che ce la fa vedere, è di 2 GB. Andando in basso invece andiamo su About Tab per vedere qual è il software montato. È il 4.2.2, quindi Jelly Bean. Bene, ora visto questo possiamo andare a vedere Android Blog, quindi il nostro sito, come viene caricato. Eccolo, è già arrivato, direi che il tablet è molto fluido, permette anche, no, non permette ancora di fare lo scrolling, ecco ora sì, ed è molto buono. E andando a fare il doppio tap, anche in questo caso come il G2 non abbiamo una reimpaginizzazione molto buona. Ecco, ora sì, forse allora era colpa mia, ottima la reimpaginazione, infatti è venuta precisa. Quindi questo è il G-Pad. L'ultimo punto, andrei a vedere la camera, giusto così per vedere, dato che non c'è scritto, qual è la massima qualità della foto. Quindi andrei qui e andiamo a vedere image size. Quindi il massimo che si può fare con questa fotocamera sono 5 megapixel. Direi allora che per quello che riguarda l'anteprima di questo LG G-Pad 8.3 sia tutto. Ci vediamo alla prossima recensione. Grazie, ciao!